Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Signora Cristina, ascoltato due bellissime letture distinte, ma con dei punti di convergenza, perché la prima lettura contiene un breve sintetico elogio di grandi personaggi, molti dei quali biblici, come Gedeone, Sansone, Jefte, Davide, i profeti, che ebbero una fede forte, tale da affrontare il martirio. Abbiamo sentito alcuna rassegna di cose che veramente hanno vissuto: lapidati, torturati, segati, uccisi di spada. Per esempio, il profeta Isaia è morto segato vivo, purtroppo. Santo Stefano, lo sappiamo, è morto lapidato. E dice: tribolati, maltrattati, di loro il mondo non era degno. E hanno ricevuto per la fede una buona testimonianza. Quindi è questo il capitolo 11 della lettera agli Ebrei, spiega una cosa fondamentale: che la fede mette in contatto con le cose che non si vedono, perché sono appunto coperte da un velo, ma che sono capaci di darci la vita qui e che sono capaci di portarci ad una tale profonda adesione fino a dare la vita, a versare il sangue, capite? Cioè è un atto eroico chi è capace, per esempio, di dare la vita per una buona causa umana, civile o per una proprio simile. Figuriamoci che è capace di morire per ciò che non si vede, non ne abbiamo la conferma incontrovertibile delle cose in cui crediamo nella fede, no? Eppure questo è l'esito di una fede profonda e radicata. L'episodio evangelico ci presenta un caso invece appariscente: un indemoniato. Punto primo, io spero che tutti che noi che siamo presenti crediamo che queste cose accadono, queste cose sono sempre accadute e purtroppo vi assicuro che accadono tuttora e anche in forme abbastanza impressionanti. Si chiama questa l'azione straordinaria del demonio, che invade una persona e prende il controllo e il possesso anche delle facoltà corporee, portando la persona a compiere dei gesti completamente distruttivi. Abbiamo sentito questo che faceva: gridava come un matto, si percuoteva con le pietre e stava tutto il giorno da solo, privo di ogni tipo di contatto. E quando i diavoli escono dentro sta mandia di corci della distruzione, li prendono e li catapultano tutti nel mare, tutti affogati. Quindi Gesù interviene e libera questa persona. Tutti rimangono a bocca aperta, perché? Perché è un fatto palese, evidente. E attenzione, questo lo tenevano con ceppi e catene e spezzavano in continuazione le catene. Questa è l'azione straordinaria del diavolo. Questa si vede, cioè pochi ci credono, ma quando qualcuno, io ho conosciuto nella mia esistenza persone che hanno avuto a che fare con questo e che poi ti vengono a raccontare certe cose, dici: io prima non ci credevo, ma quando sono visti davanti agli occhi ci devi credere per forza, capite? Però questi sono fatti che magari uno non ci crede, ma se si ritrova davanti ci deve credere per forza. È un po' più difficile invece credere che queste cose, cioè queste cose appariscenti che fa il diavolo, le fa quasi sempre in maniera non appariscente. Cioè non c'è l'azione straordinaria soltanto del diavolo, che è una cosa molto rara, ma c'è purtroppo l'azione ordinaria, che non è la possessione del corpo, ma è purtroppo quella che cui lui sta, ci tiene maggiormente, che è la possessione delle nostre anime. E attenzione, questi fatti straordinari, un po' come miracoli, sapete, quando Gesù faceva i miracoli, guariva delle cose esteriori, quelle guarigioni esteriori erano immagini di cose interiori che tutti ci portiamo dietro. Guarisce un cieco, il Signore dice: sei sicuro che tu nel tuo cuore vedi bene le cose, hai una conoscenza adeguata del mondo, di te stesso, di Dio? Il cieco, no? Il sordo, si dice anche nel proverbio, non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire, no? Quindi il sordo rappresenta la persona che ha la testa dura, d'accordo, che non ascolta. Ecco, così alcune manifestazioni che il diavolo faceva fare a questa persona sono quelle che fanno le persone non indemoniate, ma che purtroppo vivono lontani dall'amore di Gesù. Per esempio, stare isolati, non avere delle buone relazioni con il prossimo, farsi del male, capite? Non con dei gesti palesemente distruttivi, ma in tanti altri modi. Gridare, quindi si arrabbia, chi ha atteggiamenti distruttivi nei confronti del prossimo, chi sta inquieto, e di questo stava dentro come stava spezzava le catene. Ecco, qui tutti quanti questi stati d'animo sono propri di una persona
che non vive in comunione con Gesù, non lo sa dire comunione con Gesù, sta in pace, sta sereno, non sta isolato, tratta bene le persone, tratta bene anche se stesso, ha una buona modalità di rapportarsi con tutti, capite? E purtroppo molti nostri fratelli e molte nostre sorelle, qual è il problema? Che uno si sente male e non riesce a dire, ma io perché sto così? Perché non si vedono queste cose, non riesce a trovare una soluzione, allora vanno avanti, tirano a campare e non ci pensano a chiedere aiuto a Gesù, perché magari non pensano che Gesù sia in grado di entrare dentro un cuore e tirarlo fuori da queste ben più dolorose catene. Ma la fede serve a questo, tante volte ho detto alle persone, cioè avere la fede non è semplicemente dire una preghiera in più o in meno, per carità le preghiere bisogna dirle, non è limitarsi a forme di culto, per carità, la messa bisogna andarci, è peccato non andarci, va tutto bene, però Gesù vuole che le porte dei cuori siano aperte, sia riconosciuto come nostro Salvatore e che gli chiediamo di tirarci fuori dalle catene della nostra esistenza, di guarirci dalle nostre ferite, da tutto ciò che è catena, che ci viene incatenati invisibilmente a chi ci vuole male, che è il diavolo, capite? Il diavolo non è da temere perché fa queste cose straordinarie, il diavolo è da temere perché purtroppo ci fa campare male e ci odia, ci vuole male e vuole che ci facciamo del male e vuole che facciamo al prossimo del male, e contro la sua astuzia e contro la sua invisibile potenza possiamo soltanto invocare il nome di Gesù, e se Gesù entra il diavolo esce, ma se Gesù noi lo mettiamo fuori dalla finestra, purtroppo spesso e volentieri il diavolo rimane lì, attenzione, senza che noi lo sappiamo. Ricordate recentemente Papa Francesco le prediche che faceva sui diavoli educati, cioè su quelli che entrano dentro casa, si siedono cortesemente e tu non ti manca accorgi che ci stanno, capite? Lui scherza ogni tanto, è tipico insomma di noi uomini di chiesa quando si parla di cose troppo delicate magari estemperare un po' con la battuta, ma guardate che questa è una cosa profondamente vera, quindi chiediamo al Signore la grazia di imparare a discernere profondamente le fonti delle nostre sofferenze, dei nostri malesseri profondi e soprattutto a chiedergli aiuto, perché Gesù è prontissimo ad aiutarci, solo che noi gli spalanchiamo le porte e glielo chiediamo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì, siamo lodati.